Ciao carissime, questo è un trucco davvero molto semplice che sto utilizzando spesso in questo periodo perché da un lato ho poco tempo e dall'altro inizio a sentire un pochino gli effetti dell'allergia, quindi non voglio caricarmi troppo, soprattutto gli occhi. Non voglio però neanche rinunciare a truccarmi, quindi questo per me è un compromesso, ecco, mettiamola così. Il trucco è molto rapido, io spero vi piaccia, spero possa essere utile a qualcuno, può essere adatto secondo me a praticamente tutte le occasioni, può andare bene come trucco da ufficio, come trucco da scuola, come trucco da esame, come trucco da pomeriggio con gli amici, se uno insomma ha bisogno di truccarsi in fretta, è un passepartout praticamente, quindi ecco insomma, nonostante la banalità, ho deciso di farlo, di caricarlo, di metterlo online. Vi do un grossissimo bacio, mi farebbe tanto piacere se mi mettesse un mi piace qua sotto, non mi ricordo mai se di qua o di qua, nel caso in cui il trucco vi piacesse e se mi lasciaste un commentino, perché la cosa bella di fare video è proprio leggere i vostri commenti, poter rispondere, magari, non lo so, stringere nuove conoscenze, nuove amicizie, confrontarsi. Sto parlando troppo, d'accordo? Un grosso bacio e alla prossima! Ciao! Iniziamo con la base. Stendo il fondotinta HD di Makeup Forever utilizzando il pennello 130 di MAC, che è un pennello a setole molto molto fitte ed è anche un duo fibre, ma più piccolino rispetto al 187 della stessa casa. Mi piace molto perché mi consente di essere molto precisa, di arrivare comodamente anche in quei punti che solitamente potrebbero essere complicati, ecco ad esempio al lato del naso. E mi offre oltretutto un risultato piuttosto omogeneo. Certo, bisogna procedere con movimenti circolari senza soffermarsi troppo, senza mai fermarsi, però il risultato è davvero ottimale. Uno di quei pennelli che, nonostante il costo, perché ahimè costa tanto, sono felice di aver comprato. Come correttore utilizzo il quad dei correttori cromatici di Sephora ed in particolare il beigiolino più chiaro per illuminare l'angolo interno dell'occhio, mentre utilizzo il rosa nella parte proprio sottostante l'occhio, quindi quella dove è più accentuata l'occhiaia e dove ahimè si vede qualche venuzza a causa della pelle molto sottile di quell'area. È un correttore che mi piace molto perché non entra nelle pieghette e copre bene. Adesso andrò poi a picchiettare una spugnetta, eccola qui. Andrò a picchiettare una spugnetta per evitare gli accumuli di prodotto e per fissare anche il correttore. Con una matita nera, io utilizzo la Vibrant numero 600 di Kiko, vado a sottolineare l'occhio. Non mi preoccupo troppo di creare un tratto preciso, perché tanto andrò poi a sfumarlo con lo sfumino in gomma che insomma è abbinato alla matita, si trova sul lato opposto rispetto alla punta nera. Sottolineo anche la rima inferiore, ma mi limito all'ultimo tre quarti metà occhio, diciamo. E vado poi a sfumare anche in questo caso, tenendo però la mano molto molto leggera per non ispessire il tratto. Passo la matita nera anche nella rima interna dell'occhio, ma in questo caso vado proprio fino all'angolo esterno. È giunto il momento di andare a camuffare le imperfezioni del viso. Lo faccio utilizzando il correttore Full Cover di Makeup Forever. Ne uso veramente, veramente poco e vado a picchiettarlo su alcune macchioline da brufolo che, ahimè, mi sono rimaste. Sugli occhi utilizzo l'ombretto Virgin della palette Naked di Urban Decay, che è veramente un ombretto strepitoso. Vado quindi a creare il punto luce sotto il sopracciglio e all'angolo interno dell'occhio, per poi passarlo su tutta la palpebra mobile, proprio per illuminare e dare un'idea di occhio sveglio. Con l'ombretto BAC, sempre della Naked di Urban Decay, creo invece l'ombra all'altezza della piega dell'occhio.
e vado poi a sfumare il tutto per un risultato che deve essere estremamente naturale. Sulle guance utilizzo il Bloom Blush numero 4 Indian Red di Kiko, che è davvero ottimo, e lo applico utilizzando lo stesso pennello con cui ho già steso il fondotinta, quindi il 130 di MAC. Per opacizzare il tutto ci vuole della cipria e io utilizzo la Complexion Perfection di e.l.f., con la quale mi trovo bene anche se ha il difetto di sbiancare un pochino troppo. Sulle ciglia mascara I Love Extreme di Essence, che è davvero ottimo e ve lo consiglio. Purtroppo in video non si capisce quanto sia intenso l'effetto drammatico che si riesce ad ottenere con questo mascara. Utilizzo ora un blush compatto della collezione Siberian Flowers di Kiko, è davvero un blush splendido, è in tonalità mandarin, lo 04, nel caso lo trovaste in un outlet o insomma super scontato in qualche negozio, prendetelo. Poi un piccolo accenno di contouring utilizzando il blush numero 6 di Mua, che stendo dapprima con il pennello angolato da fondotinta di e.l.f., che come pennello da fondotinta davvero non mi piace, e che vado poi a sfumare con un pennellone da cipria, perché voglio un effetto naturale, appunto, appena appena accennato. Definisco il contorno delle labbra con la Lip Liner e Blending Brush di e.l.f. in Nude Pink. La mina è molto morbida, mi piace, molto morbida ma non così morbida da esserlo troppo, quindi ha proprio la giusta consistenza, la giusta morbidezza. Mi piace molto e mi piace anche il fatto che abbia un pennellino dall'altro lato, così da poter andare a sfumare la matita. Un tocco gloss con il Glossy Gloss in Watermelon di e.l.f. sempre e vado a illuminare le labbra. Questo è un tocco primaverile, diciamo che in autunno magari uno può scegliere una tonalità matte, una tonalità un pochino più chiara, però insomma, visto che il caldo sta venendo a bussare alla nostra porta, bisogna festeggiarlo. E questo è il risultato finito. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!